cattedrale di Cassano è diventata un libro in cui un lavoro certosino fatto da sui documenti di archivio ha riportato, diciamo, notizie nuove. Ma che cosa c'è di bello da vedere in questa cattedrale? Ma all'interno della cattedrale ci sono tante cose da vedere, tante cose da riscoprire e da valorizzare. È un lavoro che appunto è stato efficace grazie al ritrovamento di diversi documenti, quindi parliamo circa di 400 documenti inediti, per cui vengono fuori discorsi davvero nuovi riguardo ai vari altari, alle varie cappelle all'interno della cattedrale. Sculture, dipinti, vengono fuori contratti, e quindi è un tutt'uno che si immerge nel mondo artistico della cattedrale, dove sono intersecati anche aspetti antropologici. Mi riferisco in particolare al discorso della Addolorata, no? Che è una delle, la Madonna Addolorata è molto venerata a Cassano durante i riti della Settimana Santa, ma anche a discorsi sempre nuovi e approfonditi che riguardano anche la cripta. Ludovico Noia è uno storico dell'arte e guarda con particolare attenzione il territorio della diocesi di Cassano allo Ionio. Questa cattedrale che tu hai studiato, diciamo, anche nei minimi particolari, in qualche modo adesso è anche basilica, che cosa può come puoi aiutare l'arte in una chiesa per la fede? Perché molte delle opere sono state fatte, sono state realizzate per aiutare la fede dei credenti. Ma questo è un aspetto importante, perché se noi parliamo di arte in Calabria parliamo soprattutto di arte cristiana, e abbiamo una ricchezza, una grande ricchezza, ma non soltanto nella cattedrale, in tutta la diocesi anche di Cassano. E la possiamo aiutare come? Favorendo anche dei percorsi, quindi dei percorsi, delle guide, anche la cattedrale che possa diventare anche un laboratorio di uno scambio di idee continue, perché molte opere appunto sono opere che sono anche venerate, ma spesso queste opere poi vanno, dobbiamo immergerci in queste opere, quindi capire sempre di più qual è il senso poi cristiano che noi ritroviamo poi nei dipinti e nelle sculture. Una cattedrale racconta anche il percorso storico che la comunità cristiana sta vivendo. Ludovico Noia, storico dell'arte, autore di un bellissimo libro sulla cattedrale di Cassano. 1000 anni di storia, questa stratificazione di tante opere d'arte che in qualche modo aiuta la comunità cristiana a capire che il tempo passa, ma il tempo è sempre un'opera di Dio. Sì, è vero, il tempo è un'opera di Dio. E la cattedrale racconta 1000 anni di storia e, come mi piace dire, possiamo definirla una sorta di palinsesto, per cui 1000 anni di stratificazioni di opere, di tracce, di memorie, e di conseguenza l'arte è una diversa tipologia di arte che noi possiamo raccontare, per cui una cattedrale che ci mostra aspetti medievali, aspetti rinascimentali, settecenteschi, e ognuno ci racconta qualcosa di diverso e ci dimostra i diversi modi. La copertina del tuo libro è un'icona, è questa immagine della Madonna all'ingresso della cattedrale. Perché hai voluto proprio scegliere questa immagine? Veramente l'icona della Madonna del Lauro, alla quale è dedicata la cattedrale, è un'opera al quale i cassanesi sono molto, molto legati. È un'opera verso la quale c'è molta devozione, molta venerazione, ed è anche al centro di una storia che, come spesso accade nella nostra regione e nella nostra Calabria, interseca i vari aspetti, sia storici e anche quelli leggendari o miracolosi. Quindi era
secondo me necessario inserire questa foto di copertina, anche perché è stata poi oggetto nel testo anche di approfondimenti che hanno cercato anche un po' di scrostare quelle che sono le notizie magari poco fondate a vantaggio di quelle certe che abbiamo recepito attraverso i documenti. Ma il crocifisso che adesso è stato tolto, diciamo, dal suo corpo e portato proprio nel presbiterio, in qualche modo è anche quello il simbolo della fede dei cassanesi? Certo, il crocifisso è al centro della fede, della venerazione dei cassanesi, e intanto è una scultura molto, molto importante, perché è una scultura di fine 300, inizio 400, e che comunque è una delle ultime reliquie, tra virgolette, dell'arte angioina in Calabria. Ed è un crocifisso al quale si presta molta, molta devozione da parte dei cassanesi, anche perché è legato a molti episodi miracolistici che sono stati poi raccontati nel testo, e ne è venuto fuori anche qualcuno meno conosciuto, dimenticato poi nel corso degli anni, e quindi il crocifisso sicuramente è un'opera che merita di essere valorizzata anche al di fuori del panorama artistico calabrese. La presentazione del tuo libro è stata curata dal vescovo, da Monsignor Francesco Savino, che è vescovo di Cassano Leiono, ma anche il vicepresidente della Conferenza Episcopale Calabria. Savino ha avuto parole di forte incoraggiamento per il tuo testo. Sì, il Monsignor Savino è stato colui che ha voluto fortemente il volume, insieme a Don Nunzio Laetano. Ci teneva che questo libro raccontasse quella che è la storia della cattedrale, anche perché un testo, una monografia dedicata alla cattedrale mancava dal 1936, quindi al di là delle tante cose scritte nei periodici o nei testi storico-artistici, però mancava una monografia approfondita, e lui ci ha tenuto tanto a questo lavoro, mi ha incoraggiato molto. E anzi mi sprona sempre a fare anche altre ricerche, perché come ben sapete lo studio dell'arte e della storia non si esaurisce mai, ma va sempre approfondito e continuato. Ok, grazie.